Siamo al Breda di Sesto San Giovanni per l'ottava giornata del campionato primavera. Si gioca Inter Empoli. Gavioli vuole provare a giocare l'uno contro uno, è un po' pressato, allora va ancora in mezzo da Schiro, buon controllo, vede il taglio di Durante, la palla è buona, Durante calcia, la palla è dentro, il fuorigioco non c'è, e allora l'Inter dopo 9 minuti di gioco è avanti 1-0 con il quinto gol in campionato di Andrea Adorante. Prova a ripartire Ricci centralmente, allarga lì sulla sinistra dove c'è Zelenkov, il cross in mezzo, Rizzo allontana dalle parti però di Said, uno contro uno, Said va sul mancino, calcia in diagonale e la mette nell'angolino, ha pareggiato l'Empoli. Partito Salcedo, c'è largo Gavioli, cercata l'imbucata, la palla arriva comunque a Gavioli, cross in mezzo, buca il pallone Ricci, la palla è lì per Schiro, traversa ancora una volta un legno a negare il vantaggio all'Inter. Schiro rientra, crossa con il mancino sul secondo palo verso Mero, l'appoggia per Adorante che si gira e piega le mani a Saro. 2-1 Inter, ancora Adorante, doppietta. Allarga sulla sinistra per Salcedo, sovrappone Colombini, Salcedo rientra, guarda la porta, calcia Salcedo nell'angolino, destro-sinistro, 1-2 pugilistico, ancora Inter in gol, ancora Salcedo, 6 presenze in campionato, 6 gol, 3-1 Inter. Palla in mezzo per Merola e questa volta non sbaglia, 4-1. Finalmente si sblocca anche Davide Merola. Eccolo qui il cross di Zappa. Merola lì dentro l'area piccola. Non sbaglia. Sul cross basso di Zappa arriva il gol del 4-1 per l'Inter. Parte Schiro, la palla gira in mezzo. Chiude Said, poi ancora Schiro. Prova ad andare sul sinistro. Trova bene Gavioli che si gira. Vuole saltare l'uomo. Schiro, palla deviata. 5-1, segna Schiro. Forse qualcuno addirittura da terra, forse Adorante ha fatto gol, forse l'ha deviata Adorante, staremo a vedere. Allora Gavioli, qua salta bene l'uomo, arriva Schiro che calcia e c'è una deviazione, da questa inquadratura francamente non si capisce. Cross di Roric in mezzo, palla spizzata da Adorante, traversa. Parte Merola, mancino nell'angolino, palo gol. Gioco, partita e incontro, 6-1 Inter, doppietta di Davide Merola. Finisce 6-1 per l'Inter che ritrova la vittoria dopo più di un mese e si prepara al meglio per il derby che ci sarà dopo la sosta.